Radio Icaro Rubicone presenta, in diretta dallo studio 1 di Savignano sul Rubicone, Daniele Dibla Di Blasio e Mirko Manuz Manuzzi in Romagna Got Talent. E buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Romagna's Got Talent, il programma più amato, più seguito, più sussurrato tra amici, parenti, conoscenti, come dico sempre, anche vicini di casa che vi stanno qua di Radio Icaro Rubicone. Buonasera da Dible, buonasera da... da Manuz, buonasera a tutti, buonasera. Ti sento come se fossi in bagno, più o meno, non so perché, controlla bene se... forse è un tuo volume. Sei smosso tutto quanto, io non mi sento praticamente per niente. Detto questo, buonasera a voi che ci state ascoltando sui 90 FM o buonasera a voi che ci state sicuramente guardando su... dove, Mirko? In streaming su www.rubicone.tv. Oh, oppure yes, per chi è un po' troglodita ancora, in streaming audio su www.radiocarubicone.it. Oh yes, esatto esatto. Puntata numero 23. Bene, non spero. Mi ricordo 23, sì. Spero, immagino e credo. Sì, sì, noi siamo qui sempre pieni di entusiasmo, perché ce lo date voi, ce lo riempite voi, ci riempite voi di questo entusiasmo. Tante richieste che ci arrivano alla nostra pagina Facebook, che vi ricordiamo, mettete mi piace se ancora non l'avete fatto, se no vi vengo a trovare a casa. Vi convincerò, mi dovete offrire vitto, alloggio, finché non vi convinco proprio del tutto. Bravo, visto la pagina, come sono pronti i nostri tecnici. Che bravi che siete. Anzi, ne approfittiamo per salutare e ringraziare il nostro regista video e nonché tecnico di un po' di tutto nel mondo, Samuele, e il suo collaboratore Alberto, che non si vuole far vedere. No, si fa vedere. Bravi. Tra pochissimo arriverà anche la nostra Giorgia, che ha finito di lavorare. Io ragazzi... cosa è successo? No, niente. Cosa? No, niente. La Giorgia in realtà è arrivata. È arrivata? Eccola, oh mio Dio, guarda che non dite niente, è una lotta nei capelli brutti stasera, eh? Poi dopo vi dirò il perché. come sentite dalle voci in studio, anche stasera è puntata ricca di musica, soprattutto dal vivo, che come piace tanto a noi. Vi ricordiamo che noi siamo in diretta qua adesso, ci potete contattare come, in che modo, Mirko, prego i contatti, ma anche io li so a memoria, lo stesso. Potete chiamarci allo 0541 94 31 84, potete inviarci un sms al 334 39 22995, oppure Mirko, cosa possono fare i nostri amici da casa? Oppure possono fantasticamente scriverci una mail a diretta at radioicarubicone.it, oppure per se... come ho detto prima... riapro, eccoci. Invece potrebbero semplicemente cliccare mi piace sulla nostra social pagina di Facebook, yes, www.facebook.com/romagnasgottalent, e scriverci in bacheca. Fatelo. Vi ricordiamo che subito dopo di noi andrà in onda su Icaro TV la replica di martedì scorso con i Marsh, intorno alle 23.15 e 23.30. E da domani i Twix e i Bounty. È così, ragazzi, non è che si può aver tutto dalla vita, capito? È uno già cerca la professionalità, che forse c'è, ma la simpatia non la si può trovare dappertutto. Dicevo, puntata che poi andrà anche in replica sabato prossimo alle 17.30 sul canale 614 di News Rimini, la domenica alle 20.30-21 sempre su News Rimini, e a luna di notte per i nottambuli come me e come qualcun altro su Icaro TV. Detto questo, noi vi lasciamo con un piccolo clip musicale, ci vediamo tra pochissimo sempre qua su Romagna's Got Talent. A tra poco. Siamo tornati qua su Romagna's Got Talent, qua sulle onde di Radio Icaro Rubicone, qua dallo studio 1 di Savignano sul Rubicone. Apoteosi. Finta, così. E ce la so. Sono atterrata, sono arrivata. Sei arrivata tra l'altro con bene, andiamo avanti. Come stavamo dicendo, Romagna's Got Talent, 90 FM, www.rubicone.tv. Salutiamo per l'ultima volta l'acquafor della Giorgia. Che... Ciao Cinzia, grazie. Ma anche no. Io capisco che devi prendere delle cavi per fare degli esperimenti, ma non pensavo fino a sto punto. Detto questo, torniamo a quello che si occupa veramente Romagna's Got Talent, che si occupa delle band emergenti della zona. Band? Delle band.
band, della band. Delle so, band, della band. Al pronto soccorso. Delle band emergenti della bands. Zona. The bands, hai ragione, scusa. È la mia ignoranza. È ignoranza artistica la mia. Mi sono attinti i capelli, però di mente sono. Vedi, non è, quindi vuol dire che il chimico non va via del tutto. Detto questo, avete già capito la serietà di questo programma, ragazzi, quindi bello, non vi preoccupate, questo. Il bello è appunto questo qua. Io farei partire subito il rullo dei tamburi, Mirko, perché in studio qui con noi abbiamo il third base. L'ho detto bene? Sì, benissimo. E poi nell'angolo un uomo che sta facendo finta di niente, scrive messaggi, c'è Antonio Patanè, che va all'altro applauso. Antonio, dai, se vuoi raggiungermi qua, così facciamo due chiacchiere anche noi. Ma yeah. Allora, Antonio Patanè è, per chi è un ascoltatore, un telespettatore assiduo anche di Radio Icaro Rubicone, lo conosce perché, non perché è l'imitatore di Paolini che mi sta qua dietro, ma perché... Ma dove vai? Che bei momenti. Ma perché il giudice di Strafactor è una delle colonne portanti del programma, che è giunto praticamente alla fine. Lunedì prossimo ci sarà la finale in quelli degli studi della Campanella a Rimini, dico bene, giusto? Sì? Sì, dico sempre bene. Dico benissimo. Così non puoi fare. E Antonio non ci sarà. Però sono altri discorsi, perché purtroppo quando l'invidia è una brutta bestia succedono queste cose. Ma chiudiamo qua questa parentesi e iniziamo a parlare con i ragazzi che io vado a presentare. Sono Marcello, Alessandro, Davide e Nicola. In ordine sparso, l'ho detto. Sì. Precisamente... Io sono Marcello, io sono Alessandro, io Davide, Nicola. Sono guardati, ma non è sicurissimo. Sono direi sicuro. Che possiamo anche dire chi suona cosa, giusto? Anche, certo. Ok, quindi io sono Marcello, suono la chitarra e canto. Perfetto. Io sono Alessandro, suono la chitarra e basta. Okay. Io sono Davide, suono il basso e faccio i cori. Immagino tu sia il batterista. No. Io sono organetto. Organetto. La pianola ancora, quella da 6-7 mesi, sa quella. E la domanda che facciamo di solito a tutti i gruppi che vengono è: come e quando nasce il progetto Third Base? Allora, il progetto Third Base nasce circa 4 anni fa circa, e niente, dalla voglia di ragazzi di cominciare a suonare insieme per cercare poi di costruire magari un futuro insieme. E questa è stata la cosa che ci ha spinto all'inizio a partire, tutto come un gioco quasi. Poi, andando avanti con il tempo, la cosa è diventata sempre più seria, fino all'incontro con Antonio. Così spieghiamo anche la sua presenza qui, sì, in studio. Sì, e se vorrà poi parlerà lui. Ma perché non è l'autista? anche l'autista. Cosa suonavi tu una volta? Comunque, è nato... Come iniziano e finiscono i rapporti, quando mangiano il talent, è bellissimo. È nato tutto come un gioco all'inizio, e poi abbiamo preso confidenza tra di noi, ci siamo conosciuti, insomma. E è stato il bello di questo gruppo è anche che... siamo riusciti a instaurare un rapporto fuori dal gruppo, quindi un rapporto umano importante, oltre a un rapporto, chiamiamolo, professionale. Che è la cosa fondamentale. Esatto. E niente, adesso siamo qua, stiamo scrivendo i pezzi nuovi, è uscito il nostro album, tra l'altro. Dillo dove avete presentato. A settembre scorso, presentato a Savignano, proprio a Savignano. Pensa, preciso, giochiamo in casa noi, non gioca durante nessuno. La notte bianca. Durante la notte bianca, il 14 di settembre. E siamo qua, insomma. Speriamo che poi tutto ciò potrà avere un seguito. Ci crediamo tanto e siamo felici, ora siamo davvero tanto felici. Bene, siamo contenti che noi e contenta che la sinistra, che immagino sia la stessa parrucchiera. Avete lo stesso. Tutti hanno detto dei miei capelli cose simili, però. Sì, ma nessuno ha detto. Sono un genio incompreso. In realtà lui ci ha litigato con il parrucchiere. Anche dei miei, anch'io ci ho litigato, perché se li è tenuti. Però lui, per lui è vinto anche parrucchiere. Anche Dibbia ci ha litigato. La mia è vecchiaia. Te zitto, perché guarda, sei proprio l'ultimo che deve parlare. Ma che sei il parrucchino stasera, Mirko? Mi sembra un po' di più davanti. 24 anni, parati malissimo. 25, no, 24 anni hai? Dillo. 32. Sì, quello esatto, che dimostri proprio. Ma non è di Mirko e della sua alopecia che dovevamo parlare, ma parliamo appunto dei ragazzi. Voi quando vi siete conosciuti, dove andavate a scuola insieme? Allora, il primo incontro è stato un incontro fortuito, incredibilmente. È stato al concerto del nostro gruppo preferito, i Blink 72, il nostro gruppo che abbiamo cominciato ad ascoltare fin da piccoli. È stato qui il primo incontro, anche se ancora non ci conoscevamo. Dopodiché Pogavate in pista, vi siete picchiati, sì, come dei fabbri. Ma non ci siamo più visti. Siamo concerto visti all'entrata. Dove? A Bologna.
ai Day Festival, 4 anni fa. I ragazzi poi, Alessandro e Nicola, che avevano un altro gruppo, e ai tempi mi contattarono per chiedere se potevo cantare da loro. Fatto sta che niente, ci siamo incontrati e abbiamo cominciato così. Quindi anche un po' per fortuna, ci siamo incontrati e... Era a volte il caso, quando capitato. Il destino. È il destino, è il fato. Sì. Fatto, che, destino, ignorante. Speriamo che poi porti da qualche parte. Speriamo. Sì, però ci crediamo. Ma dovete credersi, tra l'altro avete... Se no gli spezzo le reti. Infatti, esatto. Avete già visto il nostro Samu, che è un prontissimo regista, che tac 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 subito tutto così, vi ha fatto vedere in sovraimpressione, qua adesso se lo rimette tra poco, esatto, perfetto. E lì potete trovare... È stato Mirko? Tanto cosa fai? Gesù di... Lo slash è rovesciato però, Si è offeso. Sì, vabbè, fa lo stesso. Comunque potete vedere il link per la pagina Facebook di ragazzi. C'è Dark Fender. Male. C'è Dark Fender in regia. Che brutte cose, che brutti momenti. Detto questo, recuperiamo un attimo di sanità. Vi voglio sentire subito live. Sì, anch'io. Okay. Cosa si fate? Facciamo un pezzo del nostro album uscito a settembre. Il pezzo che apre l'album si chiama Lollipop e ve lo suoneremo in acustico, ovviamente. Perfetto. Anche perché in elettrico non si può, non c'è spazio. Si potrebbe anche fare, ma questi sono altri discorsi. Third Base live qua a Romagna's Got Talent. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Passo libero arbitrio e dalla conforme società. Ti arrenderai, invece trionferai. Ma chi vince spesso imbroglia e tu lo sai. Imbrazzo un cielo di bar in chine l'olipop. Imbrazzo un cielo di bar in chine l'olipop. Imbrazzo un cielo di bar in chine l'olipop. Imbrazzo un cielo di bar, imbrazzo un cielo. Autostima, successo, limiti a ascoltare altruismo, onestà. Rassegnazione, punti di vista riuniti in un quale i miei pensieri non sanno che volare. Pesano di sogni le nuvole, ma che di falsi pregiudizi che sanno un po' di te. Vivendo sugli allori dell'abitudine, ma che cosa faresti cominciando a guardare passato migliore? Ti arrenderai, invece trionferai. Ma chi vince spesso imbroglia e tu lo sai. Imbrazza un cielo di bar in chi è l'olipop. Imbrazza un cielo di bar in chi è l'olipop. Imbrazza un cielo di bar in chi è l'olipop. Imbrazza un cielo di bar, imbrazza un cielo di bar. Autostima, successo, limiti a ascoltare, altruismo, onestà di rassegnazione, punti di vista riuniti in uno uguale. Per dire, bravi. Intanto salutiamo già Alessandro Farina, che ci ha scritto, che ci sta seguendo. Ciao Ale, un altro grandissimo giudice di Strafactor. Bravi, complimenti. Grazie. E questo è uno dei brani che contenuti nel disco. Fili della notte, Lollipop si chiama, ed è il brano che dà il via al disco, essendo il primo. Nel 2012, ho detto che avete 2013. Fatto comunque il primo, nel 2012, il primo EP, che sì, è Dottor, esatto. Zekil. Sì.
Esatto. E già lì avevate preso contatti con Antonio o Antonio è arrivato dopo? Allora, durante la produzione del primo EP, che è stata una cosa completamente autoprodotta, già conoscevamo Antonio e ci siamo distaccati in quel periodo. Lui ci ha visto in una serata ad aprile 2012. Dopodiché, un concorso. Esatto, un concorso. Le registrazioni dell'EP invece sono state durante l'estate, quindi durante l'estate del 2012 abbiamo registrato l'EP. Con Antonio abbiamo perso un po' i contatti per poi trovarci a marzo 2013, quindi è intercorso un po' di tempo, poi però ci siamo trovati lo stesso. Tra problemi personali suoi, problemi nostri, di gruppo, è passato un po' di tempo. Ma ti ha subito la colpa te, per dire. In realtà è che loro... Io ero in giuria, guarda un po'. Stranamente ero in giuria, casualmente Antonio è in giuria. E non hanno vinto. Per dire? Non hanno vinto. Perché non hai voluto tu. Perché non... No, perché cantavano in inglese. In realtà quella sera erano solo in tre, facevano un macello allucinante sul palco, io sono rimasto flashato da questa cosa. E quindi quando in mezzo alla baraonda li ho presi da parte, gli ho detto guardate che secondo me c'è da lavorarci sopra, però dovreste cantare in italiano. Loro era già un po' che ci stavano pensando e siamo rimasti d'accordo che quando avessero avuto un prodotto da farmi ascoltare me l'avrebbero fatto ascoltare. È passato un anno, poi mi ha ritelefonato Nicola che suona la batteria e non l'organetto e neanche la pianola. Infatti sei visto, perché no, prima quando batteva le mani vedeva... No, un po' così, alla membro di Seguso, diciamo. E mi ha portato una serie di brani e io li ascoltavo e facevo, porca bello. Bello, porca bello, bello. Vedi che... E quindi abbiamo deciso prima di fare solo due pezzi, provare con due pezzi e vedere un attimo anche come ci trovavamo. Perché certo, comunque certo. E dopo e ci siamo trovati bene. E ci siamo trovati bene. Dopo seguendo anche io, poi ho dei collaboratori, tra cui saluto Simone Oliva, che è il chitarrista che sta suonando in giro. Ricordiamo magari anche per chi non ti conosce, Merlin Digital Studio di Rimini. E anche quindi confrontandomi con lui e con altri musicisti, mi ha detto guarda sti ragazzi fagli fare tutto il disco, non fermati ai due. Gli ho dato retta e sono stato contento. In realtà ci abbiamo messo pochissimo a farlo, non è stata una cosa ponderata. Abbiamo deciso di fare un disco che ci piacesse a noi. Esatto, sì. Senza dare retta a chissà cosa, insomma, è solo i nostri gusti e il nostro cuore. È gusto personale. E l'abbiamo fatto molto velocemente perché era proprio una questione grande. Yeah, siete. Ci sono io in televisione. Che non ti capita mai. No, tra l'altro guarda che la musichetta che c'è sotto sono loro. Ah, vedi? Perfetto. Sì. Il brano che abbiamo appena suonato, se non sbaglio. Tra l'altro. Ah, vedi. Sì. Così abbiamo svelato anche l'arcano. E praticamente abbiamo fatto così, velocemente, però ogni volta che finiva col pezzo eravamo proprio soddisfatti. Aspetta, scusa. Scusate, sta ridendo, voglio capire cosa. No, perché ha mandato rimandalo. Arcano. No. No. Sì. Ma queste sono alta. Massimo, bravo, esatto. Qui non ci arriviamo. È arrivato anche Massimo Stacchini. Ciao, ma lo salutiamo. Riprendendo il discorso di Antonio, sì, questo è stato un disco che abbiamo fatto principalmente per noi stessi, no? E è uscito come volevamo e quindi siamo contenti al 100% del prodotto finale. Poi io mi sono appoggiato a una ditta dove lavora mia sorella, anzi che è di mia sorella il suo moroso, che si occupano di eventi. Giochiamo in casa, beh, ognuno si gioca le carte che ha. Certo, io in quel momento si chiamano bazze. Esattamente, avevo una mano fortunella. Come sei inglese. E lei mi ha detto guarda ci sarebbe la possibilità di far aprire i ragazzi il concerto della Notte Bianca, che... Ci siamo messi, siamo fatti un mazzo quadrato a spicchi, tra l'altro un caldo esagerato. Però come qua? Un caldo bestia. Sì, risultato. Però il risultato alla fine c'è stato, sono stato veramente tanto contento. Guarda, colgo la palla al balzo e chiederei a Samu di far partire appunto il video dei ragazzi che si sono esibiti alla Notte Bianca qui a Savignano a settembre scorso. Signore e signori, i Third Base! We'll be right back.
dentro me scava già. Bello. Ma come grandi ricordi? Non eri te quello che cantava? Sì. No. Non aveva quel colore. No, esatto, però ero io. Parlavano chiaro. Non aveva ancora l'idea. Ma perché me l'ha fatto eravate in 5? È stato ecco, diciamo adesso una fiata sì. Ha messo eravamo in 5 fino a 3 mesi fa, poi abbiamo avuto dei problemi interni al gruppo, delle faccende interne personali, quindi è stato meglio, è stato ridotto il esatto, numero, la strada tra noi e l'altro ragazzo si è divisa, c'è stato un reimpasto di gruppo, spending review, e di si chiama così infatti perché quando si va a suonare ci sono più soldi, esatto, giusto alla fine, visto che già adesso nel girano tanto per i gruppi che suonano, c'è un via vai, c'è un po' di tutto. Prima di tornare a voi voglio ricordare che siamo in diretta, che ci potete contattare voi da casa che ci state seguendo, potete fare le vostre domande, fare i vostri saluti ai ragazzi qua in studio, come in che modo? Chiamandoci. Non siate timidi. Esatto, chiamandoci allo 0541 94 31 84 oppure inviandoci un sms al 334 39 22 995 oppure Joker, Mirko non glielo faccio oppure dire. Oppure scrivendoci a diretta @radioicarorubicone.it. Oh yes, oppure in maniera molto più social. Oppure mettendo mi piace sulla nostra pagina Facebook. Oh yeah, scriveteci in bacheca come ha fatto Alessandro prima, come avrà fatto qualcun altro. Andiamo appunto avanti con i ragazzi. No, devo dire la verità, io lo so. Dici. Che in tanti si stanno ascoltando, quindi via la timidezza. Non fate, si vergognano. Non fate timidi. Tanto di figure di merda si pensa a Mirko, quindi non vi preoccupate, voi potete scrivere quello che volete. Magari siamo noi che facciamo paura, speriamo di no. No, finché presento io va bene tutto. Non c'è problema. E vai. No, detto questo, appunto, parlavamo di questo, come è andato questo live?
live? Come è stato uno dei vostri live potentissimo, uno dei live migliori che abbiamo fatto. Vabbè che l'impianto era grande, il posto era enorme, avevamo un grandissimo fonico Antonio qua di fianco a me, ha fatto un grandissimo lavoro e, no, comunque sono stato un insieme di cose, dall'organizzazione ad Antonio che ci ha aiutato, a tutti quelli che poi sono venuti a vederci, che ci hanno supportato. È stata una cosa bella vedere tra il pubblico i nostri amici, no? Magari persone che ci seguono proprio dagli inizi, proprio da quando abbiamo fatto la prima prova magari. Però è stata una cosa forte, una cosa molto molto bella, sentita, e speriamo di farne tante altre in futuro. In una prossima data avete già qualcosa confermato? Allora, stiamo organizzando diverse date per primavera inoltrata. Adesso la prima data disponibile sarà Red Devil Pub Motor a Miramare. E dopodiché ce ne saranno altre, insomma. Comunque scriveremo tutto il 26 di aprile. Comunque scriveremo tutto sulla nostra pagina Facebook, date, orari. Esatto. Poi come noi facciamo sempre, sponsorizzate pure anche sulla nostra pagina, come la facciamo noi ogni martedì sera. Collaborazione. Che ci teniamo tanto a farlo. E chi è l'autore dei brani? Allora, diciamo che chi scrive i testi? Allora, i testi principalmente li scrivo io. Mentre invece per quanto riguarda la stesura dei brani è una cosa che viene vissuta da collettivo, cioè nel senso magari uno porta un'idea, si ragiona insieme, si modifica insieme e si cerca poi di trovare un punto in comune in modo che l'idea che si è portata possa rendere al meglio. E per quanto riguarda i testi la maggior parte li scrivo io, anche Alessandro qua di fianco a me. Mentre invece per quanto riguarda la base musicale proprio dei pezzi è una cosa, cioè si collabora molto insomma. Bene. E poi viene filtrata. E poi viene filtrata. Dall'orecchio saggio. Com'è lavorare con questo personaggio qua? Allora, all'inizio è stato abbastanza traumatico. No, ho ancora i testi. Scherzo a parte, Antonio è una persona che chiede tanto e vuole tanto, ma sa anche che puoi dare tanto. Quindi. E poi sicuramente lavorare con lui ti fa crescere musicalmente. Io parlo personalmente, ma penso di parlare anche per gli altri tre. Sono stato in studio con Antonio 10 giorni e ho imparato davvero tanto, ma proprio tanto. E quindi. Lui ci ha fatto soffrire. Metto il violino. Esatto. Grazie. Lui ci ha fatto soffrire, ma noi l'abbiamo fatto soffrire. Però è stata un'esperienza fantastica. E poi ha fatto soffrire qualcosa, perché dopo bisogna mangiare. Esatto, che abbiamo anche mangiato, non ti preoccupare. Mangiato tanto. È che io sono prima di tutto insegnante, capito? Mi piace stare con i ragazzi, quindi in realtà. Io la mia esperienza me la sono fatta e condividerla è la cosa più bella in assoluto. Quando vedi che poi trovi delle persone che ti stanno a sentire, ti seguono, si sperimenta, perché in realtà è aperta a tutti la cosa, ognuno dice la sua, tanto poi decido io, però perché nella musica ovviamente sembra esigente, assolutamente. E questo è solo la punta dell'iceberg. In realtà c'è stato anche del male fisico, io mi ricordo delle aggressioni nei suoi confronti. Vedi, sembra un tatuaggio, in realtà non è vero, nasconde i segni. No, però il bello, è stato proprio instaurare, come dicevo prima, un rapporto non solo professionale, proprio cioè un legame forte, no? Questa esperienza ci ha legati, diciamocelo, eravamo un po' sulle nostre all'inizio, no? All'inizio della nostra esperienza. Normale, lui? No! Madonna, lui è una roba allucinante, arrivati guardava come fosse E.T. Però dopo ci siamo... Dopo che caccia due urli... E si è sciolto. Un cane appena adottato. Io penso che la cosa più importante, soprattutto nella musica, ma in generale, sia avere armonia con le persone con cui stai e con cui lavori, no? Quando c'è quella, i risultati sono garantiti. Assolutamente sì. Quindi, come vedi, come parlano, ci credono veramente nella cosa, anche perché poi sennò. Siamo abituati al. Se le cose si fanno veramente con amore, non possono andare male. Poi dopo diventa una cosa soggettiva di chi ascolta, cioè o ti piace o non ti piace. Certo. Ma noi non possiamo pensare a quello. Noi dobbiamo essere convinti del nostro, quindi ce l'abbiamo messa veramente tutta quanta. E le idee erano... Guarda, i pezzi in fondo erano in 5 a suonare sul disco, ma ci sono pezzi con 90 tracce. Abbiamo aggiunto delle cose che... Fin quando poi alla fine è rimasto l'ossatura che però a noi piaceva. Infatti è proprio, se devo dare un aggettivo a questo disco lo definirei essenziale, cioè proprio essenziale nella sua forma. Non è impegnativo, si ascolta benissimo, però ti arriva tutto ed è la cosa più importante. Bene, allora noi vogliamo sentire che ci arriva anche qualcosa dall'acustico. Sentiamo.
che canzone si fate? Facciamo Polvere, che è la canzone che abbiamo è stata appena messa. Sentiamo la versione acustica. Vai, bene, ci sto. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Grazie, grazie. Bravi, 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 bravi. Piccola parentesi prima di tornare a voi, sì. Perché come ogni programma che si rispetti, come ogni radio che si rispetti, anche noi abbiamo il nostro sponsor, quindi prego Resia di far partire il nostro super mega sponsor, che è Osteria Calonga, canonica di Sant'Arcangelo. L'Osteria Calonga la potete trovare in via Alfredo Panzini numero 3, è aperta per la cena tutte le sere dal giovedì alla domenica. Il giovedì e venerdì il menù speciale a 15 euro, dove il giovedì potete trovare la specialità della trippa, il venerdì menù a base di baccalà, mentre il sabato e la domenica il menù offerta della casa a soli 13,50 euro. Da partecipate numerosi, Osteria Calonga la potete trovare su Facebook, anche la loro pagina, o potete chiamare lo 0541 62 7340. Ho detto velocissimo, scusate, ma il tempo stringe. Un applauso. Grazie. Dario Magnani, che è la cuoca di Grastella, che è veramente veramente bravo, se magna veramente bene, lo ci andremo. Uno che è un falso mago. E se vede. Grazie tesoro, si deve vendicare, fa un frezzatino così. Sì, ah.
Ti voglio bene, lo sai. Fino a che ora rimane aperto, scusa. Autista libero. Subito. Vedi? No, abbiamo acquistato anche un altro cliente. Nuovo cliente. E detto questo, torniamo a parlare con i ragazzi. Parlavamo dei testi che sei tu lo scrittore ufficiale. Dove trovi l'ispirazione? Sono testi comunque dove metti dentro te stesso? Sì, sono cose, sono esperienze che, di vita? Sì. Quindi diciamo che principalmente le cose che scrivo sono cose che mi riguardano. Le canzoni che vengono poi fatte evidenziano e sottolineano poi le cose che passo solitamente. Sì, comunque la mia impronta di scrittura è un'impronta focalizzata principalmente su esperienze vissute. E quindi diciamo è un modo in cui i sentimenti che una persona prova poi vengono riversati nella musica. Che poi è anche il perché faccio musica alla fine. I miei sentimenti vengono riversati nella musica sia quando suono che quando canto e poi quando scrivo i pezzi. Hai un periodo preciso, nel senso hai la sera, al mattino, oppure quando ti capita hai un foglio penso che siano più che periodo della giornata, penso siano giorni interi. Magari ho un giorno in cui mi sento in un determinato modo e dico beh, perché non possiamo scrivere, magari mi viene qualcosa. Visto, la disoccupazione cosa crea? Crea cantanti, cantautori. Ma quanti anni avete, se si può chiedere? Allora, perché sono testi anche abbastanza profondi, no? Ma è quello che mi è piaciuto a me è questo. Cioè, al di là della musica, che è comunque facile e gradevole, i testi, loro quando sono arrivati, alcuni avevano già 18 anni, alcuni no. E quindi mi ha molto sorpreso questa cosa. Ma pure a me. Ma nel disco ci sono anche altre cose, addirittura molto più profonde. E la cosa bella, penso che per scrivere in questi modi bisogna sentirsi. Togli sta base, per favore. Ci metti in e io che cerco di fare il serio. Mi si stringe il collo. No, dicevi? No, credo che per scrivere cose profonde poi tu devi sentirle davvero, no? Magari ci sono diversi stili di scrittura, chi predilige questa, mentre chi altri invece scrive altre cose. Magari c'è chi è impegnato nel sociale oppure in altre maniere. Quindi comunque 20 anni avete. Sì, 19, 20. 18, bello. È vero che... Quello molto, non so, ti ricordi? Sì. 20, non riesco neanche a dire. Sì, comunque... Quasi 10 anni fa. Parla per te. Ciao gioventù. L'altro giorno. Andrà via anche per noi, eh? Ma no. Sì, ma con calma senza... Godete. Andrà via anche per noi, grazie. Con assolutissima calma. E poi fate la cosa più bella del mondo, che è suonare, quindi... Sì, esatto. È vero. Non questo. Vai, momento giusto, dai! Sulle mani, giù il gettone, nuova corsa, ci siamo! Questo è, purtroppo... No, esatto, questa è la passione mancata di Mirko Manuzzi, scusatelo, ma lui ce l'ha dentro, questo spirito da DJ, da autoscontro, perché solo lì, è quello che... No, appunto, salutiamo anche tutti quelli che ci hanno scritto sulla nostra pagina Facebook, che sono... Tantissimo! Appunto, parlavamo con i ragazzi. Ma domanda, prima di ascoltare la vostra traccia dal disco che ci avete lasciato, certo. Ascoltiamo poi comunque anche un brano dal CD. La musica arriva dopo il testo, oppure c'è che magari... Allora, solitamente guarda. Nasce la melodia, no? La melodia nasce un giro na 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 na, no? E da lì dici, beh, proviamo a scriverci qualcosa sopra, e proviamo a ideare qualcosa, poi vediamo cosa si può fare qua. A me piace questo, si può fare, eccetera. È tutto un confronto alla fine. Nasce dalla melodia principale, che solitamente è il ritornello, così noi scriviamo solitamente. E poi ci si confronta e si decide che cosa è meglio per quel pezzo. Se poi se diventerà poi pezzo fisico proprio, se certo, verrà scartato, certo. Capito? Non tutti i pezzi che si scrivono poi vengono utilizzati, altri restano buoni lì, magari. Quanti ne avete che sono rimasti buoni lì? Allora, per quanto riguarda il primo disco, nessuno, perché... il primo disco erano tutti pezzi che ci hanno accompagnato in questi 3 anni, fin dall'inizio fino poi al... Adesso, esatto, al momento attuale. Alcuni pezzi infatti sono più profondi di altri, però alla fine tutto parte di un processo di crescita, no? Quindi è normale avere pezzi... Mi pare che all'interno ce ne sia stato uno o due che avevate scritto da poco. Che sono quelli che avevamo fatto stasera, ossia Lollipop e Polvere, che sono quelli un po' più profondi, diciamo. E io ho visto il cambiamento. Tra i primi la cosa è bella, è anche questo il bello alla fine, no? Guardare il processo anche di crescita di un gruppo e poi insomma è la cosa bella. A livello di produzione è importante questa cosa qui, perché è indice del fatto che c'è terreno fertile, capito? Perché ci sono una marea di band che scrivono
uno o due brani e poi la cosa comunque si arena lì. Mm-hmm. Qui invece c'è una cerca di crescere sia nel linguaggio. Ma me lo regalate questo CD? Sgroppona maledetta. Guarda, visto che sei sgroppona, intanto ti possiamo sentire un brano dal tratto dal loro CD che il brano che sentirete sarà Giorno di Gloria, tra l'altro. Perfetto. Il primo brano che abbiamo scritto, il primo. Perfetto. Vai. A voi. Foto impolverata, tutta quella noia non l'ho mai dimenticata. Fa molto Sum 41. Ah sì? Sì. Posta. Noi intanto abbiamo fatto un po' di chiacchiere. Sì, 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 io sono sparito per un attimo, tanto avete visto, perché nel frattempo il nostro Samu inquadrava il nostro mitico studio 1. Grazie Mirko per Bob Marley. Esatto, esatto. E quali sono i gruppi a cui vi ispirate? Abbiamo detto prima, io sono andato su Sum 41 perché penso anche Sum 41 comunque. Green Day possiamo dire, Blink 182, insomma tutti i gruppi del filone punk rock, punk, insomma. Gruppi con cui siamo cresciuti. E a cui ci siamo ispirati all'inizio, adesso ci siamo un po' distaccati come tutti i gruppi, no? Alla fine parti con un'idea e parti seguendo un determinato gruppo. Poi te la fai tu. Esatto, esatto. Comincia a maturare, poi ti distacchi cercando di creare qualcosa di più personale, no? E comunque sono questi, insomma, tutto filone punk, punk rock, pop anche, quindi loro, insomma. Sembra un linguaggio strano quello. Sì, sembra, però... generi, sottogeneri, però. Posso fare una domanda io? Che bello, sì, dai. Ah, va bene. Domanda da un milione di dollari. Se tu dovessi darci un genere... Che cosa ci daresti? Non ve lo do. Liscio! Un folk. No, non ve lo dai. Liscio lo lasciamo fare ai lisci. Femmina. Non do un genere, perché in realtà io, al contrario di quelli che stanno a casa e ci seguono numerosi... Io mi posso guardare al muro come fai? E si sta comodi. E ho avuto la possibilità di ascoltare 2-3 pezzi di quelli nuovi che stanno venendo fuori, che non è che c'entrano proprio tantissimo con questi qua. Quindi in realtà l'evoluzione è...
la base è pop, ma non il pop nel senso di popular di bassa pop linea. Rock è un pop rock energetico sempre. Poi dipende dal pezzo. All'interno del disco ci sono delle cose che sono molto pop e poco punk. Cioè, ogni pezzo è diverso. Noi l'abbiamo fatto sentire un sacco di persone e ognuna di queste trovava bello questo. Anche se poi noi abbiamo dedicato la, diciamo, la title track a Figli della notte. A Figli della notte. In realtà alcuni si riconoscevano, per esempio, un vostro collega Gilberto Gattei, sì, è un amico che è in su con l'età come ascoltatore e anche come conoscitore, per esempio, trovava in Lollipop la sua traccia migliore in assoluto. C'è stata gente invece che ne sceglieva delle altre. Quindi mia mamma, che ha 73 anni, che saluto, se li sente tutti quanti. Mia sorella è diventata Third Base dipendente dopo 10 giorni che girava in macchina col disco in loop. Io sono andato in montagna con il disco, mi sono trovato bloccato per la strada con il finestrino abbassato e la radio a palla, e un signore a fianco fa: chi sono questi? Bravo. In realtà vedi che alla fine secondo me è coinvolgente, e poi è un bel lavoro, io me lo dico da solo. Bene abbiamo fatto un bel lavoro. Piccola parentesi, abbiamo parlato di Lisci, uno che si occupa spesso di Lisci è il nostro grandissimo inviato, perché non so se lo sai che ci segui da tempo, abbiamo anche noi un inviato, uno della redazione giornalistica di Radio Icaro Rubicone, uno dei, in teoria dovrebbe essere uno dei migliori inviati, invece è uno dei peggiori che abbiamo giornalisti qua a Radio Icaro. Lui tra l'altro ha quasi fatto apposta, comunque avete lo stesso cognome, penso siete imparentati, adesso lo scopriremo. Perché è in collegamento, visto che detto, siamo in diretta, no, ancora non c'è scritto nessuno, però vabbè, siamo in diretta e stasera iniziavano anche, c'è cioè, il turno infrasettimanale del campionato e Serie A, lui è un giornalista sportivo, c'è l'anticipo appunto, direttamente dall'Olimpico abbiamo il nostro Salvatore Patanè, pronto? Pronto, Salvatore? Ti sento bassissimo, ti chiedo Mirko se può alzarmi per favore il volume del telefono, grazie. Come stai? Pronto. Io benissimo, tra l'altro mi pare che c'è mio cugino lì, vero? Sì, sì. Ciao Salvatore! Ciao Antonio, come sei? Tutto a posto? Benissimo, eh. Mi manca la mia casa. Ma ti hanno operato le adenoidi? sì, 8 anni. Ma non capisco perché, cioè, tu sei romagnolo doc? No, e stai fingendo. Non sono romagnolo, guarda. È autoctono. Io da Giarre vengo. Se Giarre, minchia, lui porta in giro le cipolle, ragazzi. Le cipolle di Giarre. Tra l'altro io e mio cugino Antonio siamo stati ospiti recentemente alla prova del cuoco. Ah sì? Con la framosina, cioè, ah sì, lo dici tu che eri con me, non ho capito. È vero, mi ero scordato. Sei rimasto soffiato dalla cipolla. No, perché ci hanno fatto fare la frittata di Patanè, che è stata strepitosa, ragazzi. Una cosa, d'altronde, come si sa, Patanè tira, e quindi detto esatto. Questo, ho detto tutto. Sento una gradevole voce. Ciao! Giorgia, finalmente! Finalmente! Una persona che ingentilisce con lo studio, dice altrove. Grazie! Perché non mi hai visto i capelli, forse. Ecco, grazie. Lo stavo per dire io! Ti ho rubato la battuta. Che Salvatore non lo sai, ma la Giorgia ha litigato con la sua parrucchiera, con la Cinzia, e ha vinto la Cinzia. E cioè, che cosa l'ha combinato? Ma gli è cascato uno strato biondo. Esatto. Ha fatto un'altra volta lo shampoo con la zuppa del casale, minchia! Perché due mesi fa si fece lo shampoo con 4 salti in padella e non aveva 4 ricci in più che la rendevano ancora più carina. Comunque, ragazzi, io volevo smentire tutte le minchiate che scrivono le persone, Diplo in particolare, perché stavolta sono sul pezzo, ragazzi. Oh, davvero? Sì, addirittura sono arrivato un giorno prima all'Olimpico. Bravo. Per essere sicuro che insomma che domani sono presente per la cronaca. No, domani, no, Salvatore, tu dovevi essere stasera all'Olimpico, infatti sentivo un po' di silenzio. Io so, c'è uno che dice sentivo un po' di silenzio, è veramente, vabbè, comunque, io sono all'Olimpico di Torino, ragazzi. Ma no, ma non Torino, all'Olimpico, no? Dovevi essere a Roma, ma Salvatore, ma c'è Roma-Chievo stasera, è Roma-Chievo. Roma-Chievo, ma che minchia, Roma-Torino. Sei Roma Torino, ma te sei andato allo stadio di Torino? Ma sei andato a quello di Torino, anche l'altra volta era andato a Torino.
Oh no. Ragazzi, sei un filarino a Torino, Salvatore? Ecco. No, cosa si fa lì? A Roma dovevi andare, a Roma. Minchia, ragazzi, avevo il 50% di probabilità e ho fatto, porca miseria. L'hai sbagliato, hai sbagliato. Sei rimasto immobile, come si suol dire. Come direbbe Ciro, come direbbe Ciro. Appure. A proposito, uno, leggo sul mio cellulare super spaziale 1-1. Ah, però. È proprio Immobile, ha pareggiato la rete d'apertura della Roma, segnata da destro. Vai, vai. E noi che siamo tifosi della Juve possiamo gioire. Sì, anch'io perché ho destro al fantacalcio. Aspetta, scusa, chi è questo qua che ha parlato? È un altro ragazzo, è il cantante del gruppo che abbiamo qua in studio, sono i Third Base, è un altro ragazzo che ha litigato con il suo parrucchiere. Sì, ma lui, ma i cazzi suoi, ma no, vabbè. No, infatti, hai ragione. No. Stai costringendo in una postura assolutamente innaturale per compensare la minchiata che hai detto. Aspetta domani sera. Io pure sono felice, soprattutto se Immobile si smobilita e fa una doppietta, insomma. Però aspettiamo domani sera, ragazzi, non dobbiamo avere fretta. Così saranno 32, insomma, va, e non per tutti. Bene, bene, ascolta, dai, Salvatore, noi qua il tempo stringe. E non solo il tempo, visto quello che ha detto quello lì. Allora, adesso, senti, facciamo così, come giustamente sì. Tu stai proponendo, è meglio che me ne vado. Ecco, bravo. Se lo dice da solo. Sì, perché cioè, io sono qui da solo convinto, avevo il posto davanti alla panchina di Conte. Però vabbè, no, tutto perché... No, la panchina è di Conte, ma la usa anche il Torino. Appunto, sì, anche perché lo stadio è diverso. Sì, ma è sua di tempo fa. Ah, perché se l'hai portata da casa? Sì, è sua. Senti, allora, devo dire, mi invitate lunedì a fare una rimpatriata con mio cugino? Dai, vieni, ti aspettiamo lunedì a Rimini per la finale di Extra Factor, che si abbracciamo tutti insieme e mangiamo della frittata con la cipolla, così... Okay, non è con la cipolla, cretino, la frittata di Patanè, non c'entra niente la cipolla. Ah, ok, scusa, ho sbagliato, adesso mi faccio dare la ristretta dopo, Antonio. Antonio, senti, prepara tutte le cose. Va bene, ti aspetto. Va bene, come diceva mia mamma prima che nascesse. Grazie, ragazzi. Un abbraccio forte, soprattutto Giorgia. Grazie. E pazienza per il casco di verdura. Fare due saluti, allora, però. E forza Juve. Sempre, ragazzi, sempre quello. Forza Juve, ragazzi. È stato bello, eh. Anzi, ciao. Scusate, sì. Scusate, Dibla, posso fare un paio di saluti? Al volo, non fare come l'ultima volta, proprio due, no, di numero. No, per essere sicuro, me li sono scritti in ordine alfabetico, almeno, insomma. Bravo, benissimo, bravo, va bene. Va bene, allora volevo salutare Agata, Agostino, Alberto, Alfonso, Alessandro, Andrea, Angelo, Anna, Antonino, Antonio, Baltazzarre, Bartolomeo, Benedetto, Bernardo, Biagio, Calogero, Caterina, Carmela, Corrado, Domenico, Filippo, poi Filomena, Francesco, Gaetano, Gaspare, Giacomo, Giovanni. Sfuma, Mirko, sfuma. Ci arriva avanti, se voi fate un concerto verso Torino, lui porta tutta sta gente. Cioè, avete pescato, fatto successore. Il successore fa facciamo. Salvatore, Sebastiano. Ancora io. Però, la S è arrivata almeno. Dire. Zusidda, Sauro, Saruzzo e Berto, Valle D'Anofio, Zulu, Maria Razza, Nicolao e Nicola, Dino. Ma come? La S è tornata l'N, come ha fatto? Dino anche. Ma che alfabeto sa, scusa? Mimmo, Mimì, Minico e Lillo. Poi ci sarebbe ancora Nippu. No, aspetta, ridammelo un attimo. Poi c'è anche Libetto, Fofo, Salvatore, Salvatore. Salvatore, sono Dibla, quello con la D che avevi messo dopo la T. Ascolta, grazie mille. Noi chiudiamo qua il collegamento, ci vediamo lunedì. Non avevo finito, però va bene, grazie lo stesso. Va bene, dai. Arrivederci. Ti vogliamo bene. Ciao Salvatore. Torniamo a parlare con i ragazzi. Questo è quello che può capitare, Romagnolo's Got Talent, un po' di tutto. Giusto così, è bello così. Sì, sì, perché la cosa fondamentale del nostro programma radio è la sua immagine. È una cagata pazzesca! Esatto, esattissimo. Allora, stavamo parlando delle vostre influenze musicali, che sono i Blink, i Green Day, quelli che hanno influito di più su di voi. Adesso continuate su quello stesso filo o state
come parlavamo prima, questione di maturità, questione state di maturità cercando... E quindi anche con quello non è che dopo me li fai diventare come Coldplay qui. Disse una pesca la pera, questione di maturità. No, Samu, ci sono già... Samu, scusate, parentesi, Samu, io l'avevo lasciato a Dubaldo, adesso Baldo è passato ad ore 20, hai comunque un mattarello lì di fianco, usalo fortissimo qua. Qua, ma proprio forte forte, l'ho oscurato anche l'immagine, benissimo. È ancora vivo, invece purtroppo no. Siamo partiti da quelli, però penso che anche chi fa musica deve essere un grandissimo ascoltatore. Gigi non... D'Alessio. Assolutamente, Gigi D'Alessio, la Tatangelo anche. Salutiamo Anna, ci segue tutti i martedì. Ciao Gigi. E deve essere un grandissimo ascoltatore, quindi non porsi nessun paletto a ascoltare più musica possibile, perché poi alla fine è come studiare, no? Ascolti più musica possibile, quello che assimili poi lo trasmetti e lo traduci in musica tua, e più influenze hai e più la tua musica è particolare ed è nuova, e questa è la cosa importante. Credo che ormai il mercato musicale sia italiano ma mondiale proprio si è arrivato, non c'è modo di tenerlo un attimo, si è arrivato ad una sorta di saturazione, no? Ormai c'è tante cose di proposte di continuo, e l'obiettivo è proprio cercare di creare qualcosa di nuovo. Per creare qualcosa di nuovo non devi porti paletti, ma devi ascoltare sempre nuova musica, sempre e cosa poi nuova. È quello che io dico durante Strafactor, esatto, a tutti quelli che passano, perché hanno l'ascolto monocorda, quindi gli piace un genere, ascoltano solo quello, e a quel punto come i pittori che hanno un solo colore, un solo tipo di pennello, e non riescono a sviluppare, non si apre la mente. In realtà tu vuoi fare questo di lavoro e hai il tuo sogno, di bisogna che ti nutri, e non solo col canto e con la musica, in realtà con l'arte a 360 gradi, certo, bisogna fare esperienze di tutti i tipi per arricchirti. E ascoltando più musica possibile, è una cosa imprescindibile. Compreso il liscio. E la mazurka. Ma sai che se sono fatte bene in realtà non sono brutte per niente. Io sono venuto su con Borghese. Io facevo ballo, facevo liscio e mazurka. Quindi... Beh, mi piace liscio e mazurka. Ci piace. Ecco che ci ha messo i blink. Sì. Io invece direi di ascoltare l'altra traccia presa sempre dal vostro disco, che si chiama Vivo Sospeso. Perfetto, e ci vediamo tra pochissimo sempre qua su Romano Scattale. A presto. Sospeso tra me e te, tra quel che sono e che non sarò mai. Mi sono perso tra un presente che non voglio, un futuro che non ho. Quanta tristezza dietro a tanti bicchieri, tanta finta allegria. Vivo sospeso tra il bene e il male, e so già che nessuno mi verrà a salvare. Giro vagando nei miei perché, nessuna sosta può convivere. Mi sono perso tra un presente che non voglio e un futuro che non ho. Quanta tristezza dietro a tanti bicchieri e a tanta finta allegria. Vivo sospeso tra il bene e il male, e so già che nessuno mi verrà a salvare. Thank you.
ancora ci faremo del male. Siamo tornati qua su Romagna's Got Talent, qua su Radio Rubicone, qua sempre dallo studio di Savignano, siamo con Antonio Paternè, siamo con Asordo, siamo con Mirko, siamo con Samuele, ma soprattutto siamo con i Third Base. Ciao a tutti! Ricordiamo ancora il loro contatto, la loro pagina Facebook, dovete cliccare mi piace, lì potete trovare tutte le loro informazioni. Anche poi non abbiamo chiesto come mai Third Base. Brava. Non si può dire. È un argomento abbastanza delicato, di sfondo abbastanza volgare. Se, ecco, per tutti coloro che si vogliono chiedere il nome, scriveteci in privato. Ed è meglio. Bene. Mettete prima mi piace. Esatto, e poi scriveteci in privato. Mettete la pagina e poi lo scrivete. Esatto. Ok. Non penso sia il caso. Te lo dico solo che è un nome che è nato anch'esso molto a caso. Cioè, una sera eravamo ad un pub tra un bicchiere di birra e un altro. Bene, abbiamo sta band, come ci chiamiamo? Dai, Third Base, dai, suona bene, via. Ah, così. E così è nato. Viene dal gergo giovanile, comunque. È uno slang per indicare qualcosa che non si può dire. Basta. Benissimo, ma appunto andiamo avanti a parlare con i ragazzi. Allora, domani in mente, poi dopo scrivi qui, scrivi là, mi sono completamente. Salutiamo in ubraino. Sì. Cosa? Chiamate la Neuro. Esatto, chiamiamo la Neuro per Mirko. Allora, abbiamo detto che. Oddio, mi vena! No, vieni là. Allora, va via. È arrivato Pulmino, no? Poi andiamo l'urlo tutti quanti insieme. No, appunto, ricordiamo che avete prossima data più o meno verso fine aprile, cominceremo e poi anche l'estate, insomma, ci stiamo muovendo per trovare più date possibile e per suonare. Lancio un appello, anzi lo faccio proprio volentieri. Dì. A tutti i gestori, no? A tutti i gestori di locali che fanno suonare, che permettono di far suonare, devono far suonare tutti, non si può fare. Yeah. Non si può far suonare solamente We want you. La band famosa. Diamo spazio ai ragazzi, perché anche loro hanno diritto di esibirsi, di far sentire la loro energia e di comunicarla agli altri. Lì devo guardare. Sì, guarda lì, telecamera. Non incuti timore. Non fare come il birro che ogni volta guarda il televisore e la telecamera. Perché stavo dicendo. No. Siccome è difficilissimo. Se storie di locali che fai suonare solamente i tribute band, dai spazio alla musica. Grazie, l'hai detto nuova. Che mi sono pappinato. Dai spazio alla musica nuova, dai spazio dei ragazzi. Dai fiducia. Perché no, la cosa che mi ha colpito di questi ragazzi è la voglia, la carica e la determinazione. Ma dovevi esserci a Savignano. È stata una roba allucinante. Non è che posso stare dappertutto. No, invece c'è una. Allora, loro hanno fatto l'apertura perché quella sera suonava la cover band, sempre cover tribute degli U2. E allora, vabbè, a parte abbiamo avuto un sacco di problemi perché il palco doveva essere grande, invece l'avevano piccolo, sempre per questione di soldi.
finalmente riusciamo a fare il concerto e loro ci guardavano dall'alto verso il basso. Stavano facendo il manicotto di casa 2. Proprio non... Non si può dire. Non contavamo non. Mentre suonavano io ero al mixer, a un certo punto mi giro e c'era a fianco a me il chitarrista e il bassista che stavano basiti. Poi si girano verso di me e fa: quanti anni hai detto che hanno questi? Ho detto: ma guarda, ce n'è 18, uno non c'ha neanche 18 anni. Porca miseria. Porca miseria. Mazza. Focca la bindella. Eccolo. Mondo birbone. Dai, detto, e lì ho capito che avevamo centrato. Proprio. Bene, no, no. Infatti, la cosa che mi ha colpito questi ragazzi è la determinazione che hanno. Anche, sì, è vero, siamo abbastanza determinati a. Ma deve essere così. Nel seguire ciò che vogliamo, ma al giorno d'oggi, soprattutto se vuoi fare musica, è davvero difficile. E magari a volte non basta, capito? Non basta nemmeno dare il massimo. Però bisogna provarci, cioè non puoi partire, no, dicendo è troppo difficile, non ci si prova neanche, noi invece devi provarci. Comunque durante la preparazione di questo live, noi ci siamo chiusi, tra l'altro ringrazio anche la Music Academy che ci ha dato lo spazio per farlo, quella di Rimini, la sede di Rimini, noi ci siamo chiusi dentro quella fornace e ci siamo stati mattina, pomeriggio e sera per 3 giorni, a lavorare, dove loro suonavano e io correggevo tutto, perché avendo comunque esperienza di live anche in tour... grossi, ho cominciato a dire: guardate che se fate così, e sai, lima, alla fine la differenza fa veramente la differenza. In particolare fa la differenza. E allora anche il come ci si deve muovere, come ci si deve vestire, tutto. Perché tu dai tutto. Gli dai tutto l'input, perché purtroppo la gente ormai dice: vado a vedere un concerto, non vado a sentire un concerto. Quindi l'immagine è. Conta anche più di quello che fai, capito? Conta più della musica. L'impatto visivo proprio è la cosa. E noi siamo stati fortunati quella sera perché avevamo questo video wall, per cui la notte io ho fatto le 4 del mattino per montare dei video da potergli mandare sotto dietro, mentre suonavo. Sì, per sfruttarlo al 100%, quindi 5 pezzi su quanti ne avete fatti. Quindi amici musicisti che siete di prime armi, che avete anche, vi sentite di avere quell'input in più, affidatevi a una persona seria e competente come, cioè seria, comunque competente come Antonio Patanè e Melody dal studio Rimini, perché cioè, avete visto come possiamo garantire anche noi. No, ma in realtà voi mi vedete, io sono ridanciano, però quando lavoro non ridanciano. No, lo so, infatti si vede la faccia terrorizzata. Ho paura, 10 anni, esatto. Ho detto anche. Ma io vengo dalla musica classica, la musica classica a me mi ha insegnato tanto, che ne dica le persone che la schifano e dicono no, ma io voglio suonare già la musica rock, la musica moderna. In realtà la musica classica ti insegna, perché comunque ti dà dei paletti, no? E tu devi stare lì. E il mio maestro diceva: se tu devi suonare, devi suonare bene anche se ci fosse una persona sola. E oppure anche davanti a una folla oceanica ci può essere uno solo che capisce, e tu per quello veramente lo devi stupire. Mm-hmm. E da lì quindi mi bacchettava, ma tanto. Certo. E però questa cosa qua è stata formativa, cioè lì per lì non era stata divertente per niente in realtà. Cioè ho avuto anch'io le mie discussioni con l'insegnante, lui non menava. Però col senno di poi. Però lui tirava i libri. Scusa un attimo, adesso ti sfoghi con noi, non ho capito. Sì, beh, ho accumulato. È tutta rabbia repressa. C'è sempre una valvola di sfogo, ragazzi, adesso siete giovani, dovete seguire. Infatti io non vedo l'ora che tornino, perché... Bene, avete qualcos'altro da farci sentire in acustico? Per caso? No, allora facciamo partire un video musicale e poi andiamo ormai a saluti, perché ridendo scherzando abbiamo fatto tardi. È vero. E quindi ci guardiamo un altro clip e ci rivediamo qua ciao. Tra pochissimo. Tanto che noi rientriamo in studio, mi piace, siamo un programma professionale, hai visto? Siamo un programma professionale, vuol dire che non ci fermiamo mai. Esatto, lo sapevi, Talent, il programma più che professionale. E la cosa, piccola parentesi prima di tornare, prima di andare in salute, la cosa che facciamo spesso e volentieri è ricordare gli eventi dei nostri amici che sono passati già qua da Romania's Got Talent, gli eventi della settimana. Venerdì che è il, non mi ricordo, 28 di marzo, qua al Sottomarino Giallo, appunto qua di fianco alla nostra radio, potete trovare Giuseppe Bonomo, uno dei nostri prossimi ospiti di Romania's Got Talent live.
Poi sabato i nostri amici Memphis Beat suoneranno al Quentin Pub di Rizzone e domenica torna a grandissima richiesta la colazione musicale di Perazzini Meloni Tasini Trio al No Name di Rizzone. Più ci sono tante altre cose che ora ho perso, e comunque come sempre vi riporteremo tutto sulla nostra pagina Facebook di Romanesi Got Talent, tra cui voi se ancora non l'avete fatto dovete cliccare mi piace, come dovete farlo sulla pagina Facebook dei ragazzi Third Base, avete già, potete magari andare sulla nostra, trovate anche la loro, facciamo tutto insieme appassionatamente. Detto questo, Mirko, siamo arrivati alla fine? Sì, bene, grazie. Mi piace non parla più. Si è offeso e d'altronde, grazie, poverino. Stavo producendo, ragazzi. Stavi producendo che cosa? Ignoranza, si sa, insomma, quello che... Ma basta poco per produrre, sai? Esatto. E allora ricordiamo un'altra cosa, allora passiamo a Facebook, ricordiamo anche comunque il tuo sito internet. Il sito internet è www.merlindigitalstudio.com. Esatto, o se no chiedete all'amicizia di Antonio, che soprattutto se siete brave donne cantantesse. Magari, ancora meglio. Lascia fare. Ancora meglio, però chiunque voglia di fare musica. Bravo, Samuele prontissimo, subito manda il video che usiamo di solito per questa parte. Non è illegale. Possiamo farlo. Vi ricordiamo ancora che questa puntata la potete rivedere martedì prossimo su Icaro TV a partire dalle 23.30, come stasera, subito dopo di noi, potete vedere la replica della puntata del martedì scorso con i Marsh. Io non c'ero. Non c'eri, stavi male. Infatti su YouTube ha un sacco di visualizzazioni. Perché non c'era, giusto? Potete perché appunto... Se vuoi non vengo più, bravissimo Mirko, che l'ha ricordato. Abbiamo anche il nostro canale YouTube, Romania's Got Talent, dove potete trovare tutte le nostre puntate. Da quando? Da giovedì, più o meno, questa sarà online. Salutiamo anche Enrico Vierani, che è colui che si occupa della messa in onda di tutto quanto, di caricare la puntata. Lo ringraziamo, che lavora sempre dietro le quinte. La replica, dicevo appunto, non solo il martedì alle 23.30 su Icaro TV, ma anche il sabato alle 17.30 su News Rimini, canale 614, così come sempre sullo stesso canale la domenica alle 21, mentre sempre di domenica, ma a luna di notte, per i nottambuli come me o come te, magari come voi, su Icaro TV potete rivederla e rifarvi due risate o ascoltare soprattutto con piacere i ragazzi con gli studi. Noi vi facciamo un grosso in bocca al lupo. Grazie, sempre un augurio. Grazie per essere venuti, grazie ad Antonio Patanè per averci fatto scoprire questi bellissimi ragazzi. Grazie a voi che ci avete ospitato. Grazie. Grazie. Io ringrazio con un bacio enorme la nostra Giorgia. E io ricambio. Nonostante la capigliatura, ringrazio con un grandissimo abbraccio intorno al collo, ma con le mani proprio ferme. Più stretto Mirko, che si può. Ringrazio Samuele, che è il nostro regista, fa di tutto, il nostro tutto fare. Salutiamo Massi, che è lì che si guarda dall'alto. Salutiamo Alberto, che è sparito, forse è in giro qua da qualche parte. Ecco, Massi Stacchini è lì. Che bell'uomo, guarda, sei apparso così un po'. Hai capito? Te la come la Venere, la ragazza, c'hai gli ospiti, io qua invece direttore, controdirettore, cose. Il gobo di Notre Dame, che bei momenti. Detto questo, noi vi salutiamo, ci vediamo martedì prossimo con Macaulay di Bronda e buonanotte. Ciao. Mamma, ciao babbo. Romagna's Got Talent, Radio Icaro Rubicone, non starla ad ascoltare.